Eccoci allo Scandic Beach Resort di Trincomalé, un bel albergazzo che, come la maggior parte delle strutture in Sri Lanka, poi in realtà si perde nei dettagli, perché ci sono tante cosine che non funzionano presso un albergo che vanta, non so, 4 o 5 stelle, no? Non è esageratamente pulito, molti dei servizi non funzionano, però le camere sono comunque, devo dire, confortevoli, quindi merita rispetto a tanti altri alberghi. È un po' perso nel nulla anche lui, come vedi si affaccia direttamente sulla spiaggia e il punto forte è la sua piscina a sfioro, dove grandi e piccini possono passare il loro tempo, anche se al mare uno dovrebbe andare al mare, ma qua sembra che in spiaggia il bagno nel mare non lo faccia praticamente nessuno. Ci dicono che la stagione è quella sbagliata, la stagione migliore è quella invernale, mentre noi siamo qua ad agosto. Il mare qui non è un granché trasparente o limpido, però è comunque sicuramente pulito, anche se sulle spiagge c'è davvero di tutto, quindi sono molto sporche, bisogna fare attenzione perché ci sono lattine e oggetti, diciamo così, contundenti che possono fare male. Adesso vi faccio vedere un pochino meglio la piscina e poi vediamo altri servizi. Questa è la piscina che hai già visto dal drone che volava sopra, una bella piscina a sfioro. Non c'è veramente nulla da dire. Gli asciugamani te li danno loro, i lettini vanno via come il pane, quindi ovviamente ti conviene alzarti magari un attimino prima, quando vai giù a far colazione, se non ci ha pensato qualcun altro, buttarci sopra l'asciugamano. In spiaggia, ecco, in spiaggia ci sono anche lì 5-6 sdraio, 2, 4, 6, 8, 9, 10 sdraio, e anche loro vanno via come il pane. Però probabilmente se sei venuto a Trincomalé in realtà forse non sei qua per fare mare, ma per fare qualche visita, qualche tempio, qualche templo, oppure ad andare a vedere Pigeon Island, che merita veramente. Pigeon Island di cui ho fatto un altro video, quindi segui tutto in descrizione o qua se compare da qualche parte. Quindi questo è veramente bello, questo è uno spazio comune molto molto gradevole. Di sopra ho fatto un piano rialzato, probabilmente ci andrebbero delle sdraio, ma se lo siano dimenticate. Questa è la scalinata dell'ingresso che porta alla reception, e sulla mia destra qua in realtà si apre un altro luogo comune che di cui abbiamo mai usufruito, ma c'è un biliardo. Non vedo le stecche, magari sono qua sotto, no, ecco lì, quindi c'è anche un biliardo per poter giocare. Adesso andiamo, qua c'è la reception, loro sono tutti sempre molto super cordiali, sono bravissimi ragazzi, tutti molto cordiali. Hello, ciao. In questa parte, in costruzione, secondo me qua farà una bellissima fontana, vero? Qua faranno qualche cosa. E qua tutti in costruzione, sempre in costruzione. Questa invece è la palestra. Palestrina senza infamia, senza lode. In realtà non c'è aria condizionata e per esperienza, vedi, sporca così da 3 giorni, e per esperienza vi dico che qua dentro si suda a bestia. Quindi bisogna venire molto presto al mattino, 7 del mattino si riesce ancora ad allenarsi. E questa invece è la sala ristorante, dove non so a pranzo e cena cosa diano, ma a colazione è assolutamente un grandissimo bel posto, bello fresco, con un sacco di cose da mangiare. Quindi lì colazione direi continentale. C'è anche lui che è bravissimo, che ti fa le uova. Ciao, grazie. E questa è la colazione, dove si mangia di tutto. Giustamente volete vedere anche una stanza e ve la facciamo vedere subito. Vi facciamo vedere la 403, che ha la fortuna di affacciarsi direttamente sulla piscina. Purtroppo ho visto che ci sono anche camere che invece affacciano dietro sul retro. Ecco, se la nostra fosse sul retro sarebbe un'altra storia. Invece facciamo qua ancora l'ennesima piscina che hai già visto in tutte le salse. Mare, camera direi super confortevole, ottimo letto, questo è un lettino aggiunto per il terzo componente della famiglia, condizionatore, guarda qua, ventilatore a pale, televisorone, abbiamo anche un bagno, doccione, direi che c'è tutto, come giusto che sia una camera d'albergo, non così scontato perché in Sri Lanka le camere d'albergo sono fatte un po' in tutti i modi. Frigorifero, e c'è anche una cassaforte. È tutto dallo Scandic